Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. La sterlina è salita in rialzo in seguito al parziale rovesciamento del piano economico del governo da parte del primo ministro britannico Liz Truss, mentre lo yen è stato bloccato vicino al minimo di 32 anni, mentre i mercati hanno atteso segnali di intervento da parte delle autorità giapponesi. Le azioni e le obbligazioni delle principali valute europee sono aumentate, aiutate dal sollievo che il nuovo ministro delle finanze britannico ha rapidamente eliminato praticamente tutti i tagli fiscali non finanziati che hanno innescato le turbulenze del mercato britannico di questo mese. I principali indici di Wall Street sono balzati in avanti quando la Bank of America ha guidato i guadagni tra i prestatori dopo aver riportato risultati migliori del previsto sostenuti dai rapidi aumenti dei tassi della Federal Reserve. La coppia dollaro americano-yen giapponese ha avuto una piccola spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,2%. L'RSI indica un mercato overbought. La coppia Bitcoin-dollaro americano è salita alle stelle dell'1,2% nell'ultima sessione. Il MACD indica un'opportunità di buying. L'oro ha avuto un leggero aumento dello 0,1% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione. L'RSI sta dando un segnale sell. La coppia petrolio grigio dollaro americano è crollata dello 0,5% nell'ultima sessione, dopo aver perso l'1,1% durante la sessione. Secondo lo stocastico RSI siamo in un mercato oversold. Il Red Book Index degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.55. Il Westpac Leading Index dell'Australia alle 23.30, l'indagine ZIU Economic Sentiment dell'Unione Economica e Monetaria alle 9. Il verbale della riunione RBA dell'Australia sarà rilasciato alle 0.30, il rendiconto di bilancio mensile degli Stati Uniti alle 18, l'indagine ZIU Situazione Attuale della Germania alle 9. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.